Bentornati a Fuoco Incrociato. Questa sera torniamo al vecchio, eh, alla vecchio format di fuoco incrociato. Tocca a me fare un fuoco incrociato per un primo bilancio, però saremo assolutamente buoni col beneficio, diciamo, di inventario. Do il benvenuto a fuoco incrociato al sindaco di Sernia Piero Castrataro. Buonasera, benvenuto buonasera, benvenuto buonasera a lei. Eh, è il suo battesimo qui a Fuoco Incrociato. Sì. Riusciamo a farli sì, in, in presenza sì. perché eh, per fortuna siamo in un momento della pandemia che ci permette di essere più tranquilli, lei sindaco, facciamo il punto dei suoi primi sei mesi, qualche giorno in più già c'è, però diciamo, da questo punto di vista è stato più fortunato dei suoi predecessori, ha preso diciamo, l'emergenza pandemica, sì. speriamo verso la fine, eppure insomma, è stato uno dei un, tra i primi banchi di prova anche per lei c'è stato questo ritorno poi in autunno. Del, della curva epidemica, come l'ha affrontata? Ma la preoccupazione principale era, è, è, per le, è stata per le scuole eh, perché chiaramente con un, diciamo, i vaccini che proseguivano e soprattutto con una copertura vaccinale della fa, beh, fascia di popolazione eh, con maggior età eh, sono diventati bambini i diffusori, diffusori del virus, tant'è vero che ad inizio ottobre da ottobre a novembre la, quella è stata la grande preoccupazione. E questa cosa è successa anche a inizio anno, ehm, per cui c'è stata la decisione in, nel nostro caso di lasciare aperta, In alcuni casi si è, è proceduto con fare la data da casa, ehm, abbiamo diciamo scelto di, di, di tenere sempre aperto: è andata bene. Dico che in questi casi è sempre difficile fare una scelta, infatti non, dico, non, non mi sento di dire ho fatto bene come non mi sento di dire ha fatto male chi ha chiuso. Si prendono delle scelte, è, è andata bene così, speriamo a questo punto di, di uscire anche se i contagi, inutile negarlo, ci sono ancora, però le ospedalizzazioni sono, sono inferiori, quindi ehm, si vede il, il, un lento, un, una lenta uscita da, dalla pandemia. Dobbiamo essere ancora attenti, speriamo che non ci siano delle varianti ulteriori che ci diano fastidio, è stato un bel banco di prova, più che altro mi sono reso conto che sicuramente il mio predecessore ha dovuto affrontare grandi problemi organizzativi perché ritrovarsi nel mezzo di una pandemia credo che non è stato facile per nessun sindaco. Eh, so che tutti ci hanno messo la buona volontà e speriamo ora di, di ripartire, di far ripartire il Molise eh, di Sernia con, con vigore. Ecco. Allora, Sindaco, lei ha messo diciamo, sul tavolo, ha messo in discussione no? una buona parte della sua vita, anche professionale, per fare il Sindaco della sua città. E adesso, dopo sei mesi, le è mai già capitato di pensare che me l'ha fatto fare? Me lo chiedono spesso, però dico <ride> tranquillamente che mh, sono ancora più convinto della scelta. È faticoso, sicuramente faticoso, soprattutto alcune cose che non mi aspettavo, ma al tempo stesso, soprattutto sul lato sociale, credo che sia un'esperienza incredibile. Io dico sempre che è un onore eh, fare il sindaco, quindi ehm, sento il peso della responsabilità allo stesso tempo. Sento anche la voglia di poter risolvere i problemi della città in generale, ci sono delle fasce della popolazione che hanno bisogno di un aiuto in questo momento ancora di più eh, perché la guerra, ma anche prima della guerra c'è questo momento di grande inflazione che sta erodendo il potere di acquisto di tantissime famiglie, alcune erano già in difficoltà, eh, stiamo cercando con alcuni provvedimenti di andare incontro, sopra soprattutto per l'emergenza abitativa, per il caro bollette. Tra poco ci sarà un bando proprio per il caro bollette e speriamo così di poter dare una mano, sapendo che la vera ripartenza si ha con l'aumento eh, dei posti di lavoro e con un'occupazione soprattutto femminile che deve aumentare soprattutto nel nostro piccolo Molise, perché già se l'occupazione femminile fosse a livello di quella maschile saremmo una regione molto più ricca. Lei parlava di questo bando contro il caro bollette. È un bando che ha quali fonti di finanziamento e come l'avete strutturato? Ma in questo caso eh, sono soldi che derivano dall'ambito sociale, quindi non riguarda solo la città di Sernia, ma i comuni che fanno parte eh, dell'ATS, quindi dell'ambito territoriale e sociale che è gestito di cui Sernia è capofila. Chiaramente sono, vengono prese in considerazione alcuni eh, parametri sul reddito. Eh, Sull'ISEE, sulla possibilità di alcune famiglie di far fronte eh, a queste spese, ehm, lo stiamo calibrando perché ci siamo accorti che in alcuni bandi precedenti eh, veniva dato troppo a poche persone, quindi stiamo cercando di aiutare il maggior numero di persone. Eh, il governo anche sta facendo un intervento in questo senso e quindi anche da, da, dall'amministrazione centrale verrà un aiuto. Colgo l'occasione anche perché nei prossimi mesi partiremo con quello che è già stato sperimentato in alcuni comuni d'Italia, che si chiama reddito energetico: cioè che per alcune famiglie investirà direttamente il comune nel fare impianti eh, da fonte rinnovabile, eh, soprattutto per, per le famiglie meno abbienti che hanno case, eh, in questo caso unifamiliari, eh, dove gli impianti possono essere costruiti, e i proventi, diciamo, i guadagni che derivano da questo reddito. Energetico andranno a diminuire le bollette e si costituirà un fondo per, di rotazione che man mano ne alimenterà altri. È stato sperimentato con successo in Sardegna, in Puglia, anche la regione eh, Lombardia lo sta facendo e lo faremo anche noi come comune. Questo, diciamo, è un po' il suo eh, terreno ideale sì, di lavoro. Sì, sì, sì. No? Ricordo insomma, lei anche durante la campagna elettorale ha puntato molto. Diciamo, a eh, Tirare fuori il dibattito sui Sernia da quelli che erano i soliti argomenti, per quanto importanti, e ha spesso inserito la città in corridoi, diciamo alternativi, molto appunto sul, uh, sull'energia. Chiaramente, sfidando anche i suoi avversari che immagino spesso abbiano battuto su un certo conflitto di interessi. Eh, e. Mh, il reddito energetico e poi cos'altro già messo in cantiere di quello che lei ha prospettato agli Sernini in campagna? Allora, in noi, eh, questo lo dico tranquillamente, eh, ci siamo concentrati molto su mettere a posto i conti del Comune, su guardare le fonti di finanziamento, su reperire più fondi possibili. Eh, sono contento che proprio in questi giorni i esce da, da dall'essere un ente strutturalmente deficitario, questo ci consente di assumere e soprattutto di programmare la spesa del comune in un modo totalmente diverso da quello che è stato fatto negli ultimi anni, soprattutto di andare a individuare dei capitoli di spese che verranno indirizzati in modo molto trasparente, questo lo, lo farò vedere anche ai, ai miei concittadini, verso alcune problematiche del decoro. In primis il cimitero, eh, poi c'è la questione della pulizia della città. C'è la questione di abbellire alcuni posti della città che sono stati abbandonati e lo faremo con dei capitoli di bilancio chiari eh, dove i cittadini potranno vedere da dove vengono le entrate per quei capitoli, come verranno spesi quei soldi. In quest'ambito, eh, tengo a precisare, come è stato detto anche in campagna elettorale, faremo partecipare i cittadini nel decidere come impiegare una parte eh, di questi soldi. Ci siamo inoltre impegnati tantissimo per reperire i fondi del PNRR, abbiamo avuto la fortuna, questo lo dico tranquillamente, che la precedente amministrazione eh, ha partecipato a un cosiddetto bando di rigenerazione urbana, sono circa 20 milioni di euro e Isernia è diciamo, risultata vincitrice di questi soldi. Questo bando ci permetterà non solo di ristrutturare tutta una serie di edifici pubblici, tra cui l'Andrea di Serna, il Cinema 8 e mezzo, Palazzo Orlando, sistemare alcune aree di parcheggio, ma ci consentirà anche di assumere numerose persone a tempo determinato, perché questa è una norma specifica del PNRR. Abbiamo recuperato anche circa 10 milioni del bando periferie, sono partite le progettazioni, entro giugno devono essere chiuse per poter poi accedere a, ai soldi che servono per i cantieri, anche lì, proprio perché si chiama Bando Periferie, ci sono numerose opere importanti per la città, in particolare l'acqua solfurea, la, diciamo, la ristrutturazione e riqualificazione della scuola di eh, Castel Romano, a, assieme a quelle altre piccole scuole comunali che erano nelle borgate di Serbia. Ci stiamo interessando a, ad ampliare la rete eh, del metano e di, di illuminazione pubblica, e questo diciamo, è quello che è stato fatto. In questi mesi. Abbiamo partecipato a bandi per tre asili nido nuovi. Isernia non ha eh, delle strutture nuove per gli asili nido. Il governo ci sta venendo incontro nel senso che non solo finanzierà le strutture, ma anche eh, diciamo, le persone che devono insegnare, gli insegnanti di asili nido. E nel giro di pochissimo tempo dovrebbero arrivare sei assistenti sociali che vanno ad ampliare diciamo, l'offerta di servizi verso le persone più svantaggiate. Abbiamo partecipato sia al bando per una nuova scuola, al bando per ristrutturare una palestra, al bando sport e periferie, ehm, sport e inclusione sociale che prevede una, una nuova palestra con circa 500 posti a sedere nell'area delle piane e un nuovo, una nuova diciamo, zona per fare eh, sport all'aperto e di questo sono particolarmente eh, orgoglioso del fatto di aver presentato un piccolo progetto che riguarda lo sport per le persone diversamente abili perché proprio il bando prevedeva una misura che è sport e inclusione sociale dove lo sport non è solo eh, è, è lo sport per tutti, quindi anche per le persone che sono svantaggiate. E torniamo al ragionamento appunto di chi ha meno e su cui avete un'attenzione particolare. Dal punto di vista, ecco, torniamo a quelli che sono i temi classici e sono stati anche i temi classici della campagna elettorale, lo sviluppo urbano, o meglio questa proiezione di città capoluogo con eh, eh, opere più o meno grandi che negli anni sono state realizzate e qual è la sua opinione su questo, se cioè Isernia si debba caratterizzare per esempio eh, per l'auditorium che pure credo sia beneficiario di un finanziamento per l'ultimazione eh, e poi la sanità. Parliamo però prima di queste grandi opere che hanno caratterizzato il dibattito anche nel senso che per esempio l'ex sì. sindaco Merogli che era un suo avversario questo rivendicava, quando c'ero io abbiamo fatto questo. Sì, sì. Allora, all'auditorium sono contento perché eh, praticamente è stata assegnata la, la progettazione esecutiva eh, di, di un finanziamento CIS da circa 10 milioni. Eh, il finanziamento è gestito direttamente da Invitalia, quindi da, dallo Stato. Eh, I progettisti li abbiamo già incontrati, eh, dobbiamo con loro tarare alcuni interventi. La cosa interessante è che oltre a finire tutta la struttura, grazie anche al bando periferie, nel secondo piano ci sarà... Il museo, tra virgolette, virtuale, chiamalo, chiamiamolo così, del Paleolitico, quindi sarà un'installazione tutta digitale che non servirà solo a mostrare com'era il Paleolitico una volta, ma servirà anche per altre mostre proprio nel campo dell'arte digitale e anche come centro educativo. L'altra cosa è che diciamo, nel, nel corpo piccolo dell'auditorium, quello che è di fronte al Palazzetto, verrà fatto un centro di ricerca per la finanza digitale. Quindi Verrà infrastrutturato per consentire alla facoltà di informatica e alle imprese che ci sono a Isernia che si occupano di questo tema molto specifico e molto promettente di poter mettere lì eh, delle sedi e di poter eh, diciamo, ehm, eh, avere dei posti di lavoro a disposizione. Ehm, quindi l'auditorium verrà completato, verrà fatto anche il, il cosiddetto teatro all'aperto che si trova sul, sul tetto. E sono particolarmente contento anche di questa cosa ehm, posso tranquillamente dire che nel giro di nei prossimi anni se ne vedrà qualcosa come 50 milioni di euro di investimento stanno per partire stiamo per diciamo, definire il contratto di affidamento per i lavori della piscina il contratto di affidamento per il lavoro della nuova palestra di san lazzaro e stanno per partire i lavori sia della ristrutturazione di san giovanni bosco che eh, della demolizione e ricostruzione della San Pietro Celestino. Abbiamo candidato anche nel PNRR, su alcuni fondi, la totale ristrutturazione della Giovanni XXIII. Spero che in questi cinque anni tutte queste opere devono essere chiuse e l'assetto sarà totalmente diverso sia per la popolazione scolastica sia per la possibilità di accogliere imprese che possano investire sul territorio. Certo che questa cosa si intreccia con la capacità di attrarre imprese e persone. E da questo punto di vista il tema sanità è fondamentale perché non avere un ospedale che funzioni nel miglior modo possibile vuol dire non poter garantire sia ai cittadini attuali di Sernia sia a quelle che speriamo verranno una sanità di qualità e in grado di rispondere in modo efficace ed efficiente alle esigenze diciamo, dei, dei cittadini. Da questo punto di vista c'è stato un confronto proprio in un consiglio comunale monotematico sì. che avete organizzato con il commissario Toma perché intanto ci sono le attuali criticità che voi denunciate e riscontrate all'ospedale di Sernia, quali sono secondo lei le principali e, e, e più urgenti da risolvere e poi c'è la eh, prospettiva del nuovo piano operativo se vi sentite rassicurati da quello che Toma vi ha detto. Ma io ho già ripetuto spesso che più le parole contano sempre i fatti, quindi sono stato contento che il Presidente è venuto e che ci sia stato un dibattito perché credo anche dal punto di vista istituzionale, al di là dei, dei colori politici, degli schieramenti, siamo talmente piccoli che bisogna imparare a, a, a discutere delle cose da fare e le cose da fare sono abbastanza chiare, almeno per la sanità in Molise, in particolare per l'ospedale di Sernia, cioè noi dobbiamo garantire una rete di emergenza, urgenza, che sia in grado di rispondere e di poter intervenire su quelle patologie che sono tempo dipendenti. Parliamo di ictus, parliamo di infarto, parliamo di tutte quelle cose che hanno bisogno in tempi rapidi di una risposta medica efficace e da quella risposta dipende la vita delle persone, ma dipende anche nel caso di buon intervento la possibilità eh, di evitare che poi quelle persone abbiano dei disagi nel corso della loro vita futura. Quindi è fondamentale che noi riusciamo a rinforzare il reparto di cardiologia e quindi avere un'emodinamica che è in grado immediatamente di intervenire, averla 365 giorni l'anno, 24 ore sul 24, in modo tale che si possa fare il, il primo intervento. Lo stesso deve avvenire per la parte di chiamiamola neuro, neurologia d'urgenza, cioè quando un paziente è affetto da ictus, quindi il primo intervento deve essere poter fatto nel, nel minor tempo possibile. La stessa cosa per il pronto soccorso. Sono tutte cose che dobbiamo avere il coraggio di spendere soldi, spenderli bene. Se questi soldi vengono spesi bene, se riusciamo a fare i concorsi che devono essere fatti, sono convinto che eh, diciamo anche l'ospedale di Sernia avrà una, un, un roseo futuro. Se invece tendiamo a distrarre risorse perché non siamo in grado di gestirle, e allora vuol dire eh, che il Molise veramente rischia di, scom di scomparire. C'è anche un problema di efficienza della spesa e questo, secondo me, è stato fatto poco in regione negli ultimi dieci anni. La regione Molise prende qualcosa come quasi 600 milioni di euro dal Fondo di ripartizione nazionale, vuol dire eh, più di 2.000 euro a cittadino, che è credo, una delle cifre massime come spesa pro capite, eppure, non avendo, pur avendo questa diciamo, cifra massima rispetto ad altre regioni, non riesce a garantire un servizio efficiente. Dobbiamo farci delle domande, se lo deve fare il commissario, lo deve, se lo deve fare diciamo, il direttore generale, perché bisogna spendere meglio i soldi, garantire l'emergenza-urgenza, qualcosa sicuramente deve essere, eh, tra virgolette, non tagliato come servizio, spesso eh, si è esternalizzato troppo e esternalizzando i costi sono cresciuti. Il peso della sanità convenzionata è elevato per una, per una regione piccola come la nostra. E anche lì dobbiamo riportare eh, diciamo, la sanità nell'alveo della, della sua sostenibilità, nulla contro diciamo, l'eccellenza della sanità convenzionata, ma se questa sanità convenzionata comincia a erogare i servizi normali, che sono quelli che, che può erogare anche un ospedale eh, diciamo, come quello di Sernia, e allora eh, lì c'è un vero e proprio conflitto di interessi che mina la sostenibilità propria della, della sanità pubblica. Naturalmente questa osservazione gliela avranno già fatta e a me non era ancora toccato, quindi allora lei per quanto riguarda l'attuale situazione del Veneziale ha puntato il dito su temi organizzativi che attengono a chi gestisce in questo momento sì. la sanità, perché eh, la cardiologia, eh, l'emodinamica sono servizi che sono previsti dal vecchio piano operativo, così come anche una rete di telestroke che magari sì. andrebbe... Fatta funzionare meglio, se già non, non funziona bene, questo io non mi azzardo a dirlo perché non lo so. Eh, però poi ha toccato il tema dei privati eh, che invece attiene al piano operativo che ha eh, elaborato ed è rimasta tale diciamo, la fotografia più o meno, eh, qualcosa sì. magari è cambiato: eh, un commissario di centro-sinistra, che era Paolo Frattura. Quindi ma io, io su, su questo sono... <ride> che sono... È causa del suo mal, insomma, no? Si direbbe. <ride> io su questo sono abbastanza tranquillo nel dire... Bisogna giudicare le cose dai fatti. La sanità non funziona. Dobbiamo riconoscere il fatto che tagliare in questi ultimi anni continuamente la sanità pubblica non ha funzionato. Soprattutto perché mentre da una parte si tagliava Dall'altra venivano diciamo, aumentati i posti letto disponibili sulla sanità convenzionata. Ehm, spesso che cosa si dice? Non facciamo, che cosa si fa? E non si dice purtroppo, non facciamo funzionare la sanità pubblica, quindi la sanità pubblica entra in deficit, quindi tagliamo e tagliandola diventa ancora più complicato farla funzionare. Dobbiamo ritrovare un equilibrio, l'equilibrio va ritrovato anche con la sanità convenzionata, dove io lo voglio dire tranquillamente, non è che c'è un problema se c'è una sanità convenzionata che, che funziona, diventa un problema se una parte cospicua delle risorse della regione Molise eh, sul lato sanitario finiscono eh, diciamo, in ambito di sanità convenzionata, diventa ancora più un problema se quella sanità convenzionata purtroppo esprime degli esponenti politici. Sia in campo regionale, nazionale, ma anche europeo. C'è un, un evidente conflitto di interesse che ormai va avanti da 20, eh, da 20 anni. Eh, io lo dico tranquillamente: mi hanno accusato eh, all'inizio della campagna elettorale come se io eh, potessi portare i miei interessi sulle energie rinnovabili in ambito pubblico. Non l'ho fatto, non lo farò. Eh, non ho mai lavorato con un'amministrazione pubblica e, e non lo farò mai. C'è chi invece in questi ultimi vent'anni eh, nella sanità convenzionata ha continuato ad avere delle cariche politiche e al tempo stesso ad essere un fornitore di servizi per la sanità. Secondo me questo è un atteggiamento che ha portato al disastro attuale. È chiaro che nel momento in cui c'è un conflitto di interesse così evidente risulta difficile fare le scelte più razionali e soprattutto quelle che vanno incontro ai cittadini. Vedremo alle prossime regionali se ci sarà la forza, la voglia, soprattutto di un certo campo, di ristabilire quello che è giusto, cioè dove ci sono conflitti di interessi. Noi non possiamo assolutamente accettare che ci siano candidature di, di determinato tipo anche vicine a determinate realtà. È vero che la sanità è un problema enorme e, soprattutto, conta e pesa tantissimo sul bilancio regionale. Proprio per questo, chi la deve gestire non deve essere assolutamente. Eh, implicato in eventuali forniture di servizi, Beh, insomma, mi pare che lei sia stato molto chiaro. Se il campo è quello largo, se dovessero pensare a lei come candidato governatore, eh, dovremmo eh, concludere che Patriciello non sarà di quella partita, non della sua. Ma contro. allora, io, io come ho ribadito <ride> spesso, spesso, non sono della partita nel senso che farò il sindaco di Sernia e lo voglio fare ancora di più in questi mesi. Mi sono accorto che c'è tantissimo da fare e ho preso un impegno con i miei concittadini, lo porterò avanti. Questo non vuol dire che non mi schiererò, eh, non credo a una politica che non si schiera, la politica è anche battaglia, deve essere fino in fondo, però è verissimo che sicuramente schiera, lo schieramento che appoggerò non avrà la destra eh, che ha governato in questi eh, ultimi cinque anni. Eh, nel Molise non avrà nessuna, io credo che uno schieramento serio che si presenti alle elezioni regionali non può avere nessun esponente di quella destra che ha governato in questi ultimi cinque anni. I disastri li vediamo tutti. Eh, credo che non ci siano, i fatti parlano chiaro. Io sono un uomo abbastanza pratico da questo punto di vista, lo sono anche in politica. Se avessero governato bene, potremmo stare qui a ragionare. Non hanno governato bene, devono andare a casa e, e chi si presenta all'altra parte. Spero che non voglia fare in ciuci. Senta, lei non è iscritto al PD. No. Però ha insomma eh, imparato a far politica sì, sì, in quello che è stato il vecchio Piccino perché lei è giovane. <ride> piccino, Piccino. Sinistra giovane giovani dei socialdemocratici. Sì. Sì. Sì, sì, Quando sì. ha deciso di non fare più la tessera? Quando si è fermata la sua... Per, in, premesso che il tesseramento non è sintomo sì, per sì, forza sì, certo. di in, impegno politico, no, lei ha continuato a essere impegnato, lo ha fatto, lo ha fatto anche in amministrazione, giovanissimo, sì, con sì, il compianto sì, sì. Ugo De Vigo. Però quando poi ha deciso che quello non era più il suo partito? Ma io non ricordo esattamente, ricordo che l'ultima tessera forse la feci online 5-6 anni fa, non, sinceramente non me lo ricordo. Eh, non nego il fatto che... che che vengo da lì e dove ho avuto delle esperienze bellissime che non rinnego assolutamente, anzi eh, credo di averle fatte veramente con, con la voglia di fare politica per passione, che è il motivo per cui ora diciamo, faccio l'amministratore. Eh, nel PD secondo me è successo a livello nazionale, eh, c'è stata secondo me in alcuni momenti anche a livello locale troppa voglia di governare, troppa voglia di vincere e pur di vincere. Eh, si sono fatti degli accordi che poi non tenevano a livello politico. Uno di questi, siamo diciamo, è il 2 maggio, ieri è stata la festa del lavoro e il trend che è stato quello di diminuire continuamente i diritti dei lavoratori che, che non ha nulla a che vedere con un certo tipo di flessibilità, che invece deve essere data, e, e lo è per chi diciamo, occupa posizioni alte. Lì ci vuole la flessibilità ed è giusto che sia ma in alcuni settori non può esserci, cioè noi non possiamo scoprire dopo anni che i cosiddetti rider, quelli che ci portano il cibo a casa e così via, avevano ragione nel pretendere un contratto di lavoro che non fosse il totale precariato. Non possiamo mandare avanti una scuola che per anni eh, si è appoggiata sul precariato assoluto e quindi eh, tra virgolette diventava difficile anche selezionare i migliori proprio per fare gli insegnanti che sono quelli che poi costruiranno eh, diciamo, la classe dirigente del futuro. Io sono stato un ricercatore, diciamo, un assegnista di ricerca dell'università e l'università c'è diciamo, un, un precariato talmente diffuso, per cui conosco tantissime persone che sono andate via fuori dall'Italia diciamo, per fare carriera e sono diventate bravissime. Il PD mm. ha perso con la sfida. Ecco, quella è un, diciamo, una sfida che secondo me. Il centrosinistra in generale, ma non solo il centrosinistra, deve poter riprendere. Il lavoro è talmente importante che eh, un conto è garantire troppo, un conto è non garantire nulla. Eh, per troppo tempo tantissime persone, soprattutto i giovani, non hanno visto nessuna garanzia. E questo diventava difficile davanti a dei padri invece che erano garantiti su tutto. Io lo dico anche e qui so che dico una cosa spesso eh, difficile, diciamo quando, quando ne parlo qualcuno mi guarda male, no? anche l'esperienza di, eh, di, di vivere nell'amministrazione pubblica come dipendente è, può essere anche un'esperienza che tutti noi dobbiamo fare e può essere anche limitata nel tempo, però ci deve essere la possibilità di poter cambiare lavoro tra il pubblico e il privato. E, ma, ma anche con un sostegno, perché se c'è flessibilità tu devi sostenere le persone nel momento in cui non hai più un lavoro. Infatti noi abbiamo introdotto la flessibilità, ma non avevamo gli strumenti per poi sostenere le persone che perdevano il lavoro. È chiaro che l'impresa ti chiede flessibilità in un mondo che cambia continuamente, ma è lo Stato poi che deve garantire diciamo, che quel lavoratore possa continuare a vivere perché ha figli, ha famiglia, ha delle spese, ha dei mutui e così via. Ecco, questo non si è capito e quella è stata secondo me eh, una sfida persa per un periodo di tempo, credo che ora c'è tutto il tempo e ci sono gli strumenti per riprendersela. Finalmente si è capito che per crescere ci vogliono gli investimenti e anche qui si è persa quella sfida dietro diciamo, un'Europa che eh, è stata troppo legata ai vincoli di bilancio e non a sostenere l'economia reale delle persone. Con la sua elezione a Isernia il PD ha fatto un passo indietro, meglio non con la sua elezione, proprio nella costruzione del progetto Castrataro e quello che significa quindi tutta la squadra e il programma di governo. Uh, Sicuramente lo ha fatto tirandosi molti pizzichi sulla pancia, però poi il risultato c'è stato. E, e, insomma, un primo ostacolo, almeno a noi giornalisti piace raccontarla così, lei lo sa, è stato proprio il Partito Democratico. Lei ha, dovuto, ha, ha dato vita a una giunta eh, in miniatura perché il PD aveva i suoi problemi interni e non riusciva a darle i nomi degli assessori. Adesso come va? Ma ora io sono, sono contento, c'è sempre questa critica di giunta larghissima, io ne sono sempre più contento perché c'è talmente tanto da fare eh, che, che va bene così. Eh, la, cosa, la cosa bella, ecco questo la dico tranquillamente, è che al di là poi della politica e dei partiti, quando si parla in giunta, in maggioranza, di risolvere i problemi della città, ci si può anche dividere, ma poi si, si cercano e si trovano delle soluzioni condivise. Questo è un aspetto che eh, diciamo, ringrazio, da questo punto di vista, tutti gli assessori. Eh, mai nessuno, anche, ci sono state anche delle scelte tra virgolette, difficili da fare, eh, però le abbiamo fatte mh, pensando al bene della città. E, e questo mi fa piacere, sia con il PD, con i 5 Stelle, con gli altri membri eh, della giunta. Eh, chiaramente ci sono dei momenti in cui non si è d'accordo su alcune cose, ma la politica è fatta anche di questo, cioè la politica è fatta anche di, di battaglia su alcune, su alcune posizioni. Eh, tengo a dire che i problemi sono talmente tanti che non c'è modo e non c'è nemmeno il tempo di dividersi troppo, le urgenze sono talmente eh, tante che, che ti fanno lavorare tanto sul concreto e questo è un aspetto sicuramente... Eh, positivo. Io poi sono uno di quelli che pensa che eh, fare politica in una città, fare l'amministratore per il 90% del tempo significa fare delle scelte che sono obbligate, nel senso che eh, c'è poco da, da decidere quando devi mettere a posto il bilancio eh, di un comune, utilizzare bene i soldi, farlo soprattutto per, per le persone che stanno in difficoltà, ecco allora lì le scelte sono veramente obbligate e sono contento di farle. E sicuramente tanto tempo del, dell'amministratore di un comune, che è certo un capoluogo di provincia, però è una piccola realtà gestibile, diciamo un, un elemento importante è il rapporto con i cittadini. Qual è stato in questi primi mesi? Cosa si aspettano da voi? Immagino che sia anche un rapporto molto diretto, insomma, sì, vi, sì, sì, vi beccano sì. davanti Ma a voi. io te... eh, questo, tra virgolette, lo posso dire tranquillamente. Mentre durante la campagna elettorale, giustamente sono stato esposto tantissimo con, con i cittadini, con la città, nel momento in cui sono stato eletto e nel momento in cui eh, c'è da risolvere tantissime cose e tantissime urgenze, alcune eh, lo dico tranquillamente: cioè abbiamo un'urgenza sul cimitero che, che è inderogabile perché a Isernia cominciano a mancare i loculi, sono mancati anche negli ultimi anni. E quindi spesso non vado in giro eh, perché ci sono delle questioni da risolvere, c'è un personale che è ridotto all'osso e quindi stiamo facendo i salti mortali per assumere nel più breve tempo possibile. Eh, persone eh, mi riprometto chiaramente di, an di andare più in giro e di spiegare quello che stiamo facendo perché so che tante cose che abbiamo fatto non le abbiamo comunicate eh, non le abbiamo comunicate bene eh, io continuo diciamo comunque soprattutto la sera perché purtroppo esco tardi al comune ad andare in giro purtroppo la sera non si possono incontrare tutti però eh, spero che nei prossimi mesi anche con la bella stagione con la fine della pandemia perché poi anche questo è inciso eh, di poter incontrare eh, diciamo, tra poco lanceremo diciamo, delle iniziative per cui credo che una volta al mese incontreremo la cittadinanza anche per, eh, per raccontare quello che stiamo facendo ma anche per farci raccontare altri problemi che noi come amministratori spesso non vediamo e che invece c'è il, il dovere di raccogliere e di risolvere queste problematiche allora. In chiusura io ci tornerei su queste regionali, ok ho capito, lei vuole fare il sindaco di Isernia, però voglio dire, espressione di questo campo largo, lei è già proprio una, come dire, secondo me il primo eletto, diciamo, uno dei primi eletti in Italia di un campo più largo del centro-sinistra classico, perché lei lo ricordava prima, 5 Stelle, PD non solo, ma movimenti civici, insomma la sinistra sì. più, più radicale, eh, un progetto riproducibile, Idealmente a livello regionale. Eh, l'alter che già c'era quindi sarebbe l'alter ego <ride> è il sindaco di Campobasso Gravina che però insomma forte diciamo, del fatto che il Movimento 5 Stelle stravinse da solo al ballottaggio, al, eh, chiedo scusa alle elezioni ma lui vinse al ballottaggio, eh, non ha a che fare con un campo largo e magari i rapporti col PD in comune sono ancora più tesi ma voglio dire... Andremo in quella direzione. Lei, Gravina, giovani sindaci, esponenti di questa coalizione, pur se non in prima persona, però lei sentirà il dovere e l'impegno di dire la sua nella costruzione di una coalizione alternativa al centrodestra. Ma questo l'ho sempre dichiarato e lo, lo dichiaro anche. Senza oggi. Patriciello, questo <ride> l'abbiamo <lo> capito. <ride> Con dei limiti ben definiti che non, poi non sono solo le persone. Ecco, non certo, è, no. Di, sì. di svariati conflitti di interesse che non ci sono poi solo sulla sanità, eh? questo deve essere, mm. deve essere chiaro. Ehm, sì, io parteciperò nel senso che darò sicuramente una mano, voglio dare una mano soprattutto ad individuare una linea di sviluppo per la regione che sia chiara, che non sia una linea che si ferma a 5 anni, perché sappiamo tutti che in 5 anni è anche difficile risolvere tutti i problemi che il Molise ha ed alcuni di questi punti paradossalmente andrebbero condivisi anche fra le due coalizioni, cioè quello che deve diventare... L'economia del Molise fra dieci anni purtroppo non può dipendere solo eh, da una parte politica, ci sono alcune cose che inevitabilmente vanno condivise, cioè se noi vogliamo che da un lato ci sia, lo sviluppo sia sostenibile, che ci sia una gamba diciamo, sull'agroalimentare che ha dei de bei segni diciamo, in Molise e al tempo stesso una gamba sul, sul turismo un'altra sull'energia rinnovabile, un'altra sulla filiera del legno, un'altra sull'acqua, un'altra sulla capacità di attrarre nuove industrie diciamo da fuori e soprattutto di attrarre tutto quel capitale umano che è andato via, io una mano la darò, la darò sicuramente sul progetto e non, non mi tirerò indietro perché è una partita importante, la voglio dare soprattutto al, alzando il livello della discussione, non ci fermiamo ai nomi. Di chi deve essere candidato presidente, assessore, consigliere e così via, andiamo in fondo a quello che vogliamo fare per questa terra. Io eh, continuo a dire basta lamentarsi, rimbocchiamoci le mani, abbiamo tutte le opportunità in questo momento, anche i soldi per poter fare le cose. Non sperperiamoli come è stato fatto negli ultimi vent'anni, pochi progetti chiari, condivisi nel, nel più ampio, soprattutto con le parti sociali le imprese, gli artigiani, eh, ma anche tutto quel settore, soprattutto diciamo, delle associazioni che si occupano delle persone in difficoltà. Io tendo a precisare come il Molise non sia, non sia più in grado di investire nel sociale come dovrebbe e invece ci sono tantissime famiglie in difficoltà, soprattutto per il, per il fatto che la popolazione è anziana. Sosteniamo una crescita demografica, il trend lo dobbiamo invertire con gli asili nido, con... Diciamo, eh, il lavoro femminile. Sono tutti temi difficili, la soluzione non è facile, però sono convinto che se non ci, ci dividiamo su queste cose in questo eventuale campo largo la sfida si può vincere. Non è una sfida di 5 anni, sarà una sfida di 10 anni, però è possibile cambiare, cambiare la regione. Con Gravina state molto collaborando da quando lei è stato eletto. Ma io ho diciamo un rapporto, non so lo chiamo, se, un rapporto non so con. se Roberto, anche una strategia politica un po no, la io ho un rapporto con, con Roberto molto cordiale, nel senso abbiamo detto tra l'altro anche di organizzare qualcosa insieme e, e, e credo che su alcuni temi eh, i tre capoluoghi, di, eh. diciamo i, le tre, i tre comuni più grandi debbano per forza. Collaborare, ora per, ad esempio c'è questa, eh, questa cosa della società in house dell'idrico. Abbiamo condiviso il fatto che eh, in regione ci deve essere una sola società, in questo caso a totale, ma, a totale diciamo, capitale pubblico che gestirà l'ambito idrico. È importante perché dobbiamo risollevare il settore, prendere i fondi del PNRR. Lì ci sono anche lì 50 milioni che devono essere investite sulla rete fognaria di distribuzione dell'acqua e dei depuratori. Secondo me, se facciamo squadra su determinati temi eh, tra gli amministratori, a, possiamo portare a casa veramente un rinnovamento anche delle infrastrutture. E poi sono dei temi, ecco, anche questi regionali, che dividersi eh, non, ha, non ha veramente alcun senso. Però potreste essere avversari nella scelta <ride> del candidato governatore. Ma io, 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 io non, credo, non credo, assolutamente non credo. <ride> Lei non si sente in questa partita? No, 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 per io non ci sono, che... non ci sarò e sono contento di fare il sindaco di Sernia. Ora veramente eh, la città di Sernia ha una grandissima occasione e non, non voglio che ci sia un'interruzione dell'amministrazione. Bene. E allora, in bocca al lupo a lei, viva il, eh, lupo, viva il lupo sempre, grazie a Piero Castrataro, sindaco di Serne, abbiamo parlato non solo dei suoi primi sei mesi, ma lei lo sapeva che certo, <ride> certo. sottoponendosi a un giornalista sarebbe capitato di parlare anche delle regionali, sono una scadenza importante anche... Per il destino della città di Serbia naturalmente, che lei amministra. Grazie a voi che ci avete seguito. Uh, Fuoco incrociato. Questa puntata è replica come sempre domani alle 16 su Teleregione. Torniamo lunedì con una nuova puntata. Intanto vi auguriamo una buona serata. Buonasera a Sèvres. Buona sindaco. serata e grazie.